Bellissimi, sono Grax, bentornati su Clash Royale, siamo nel mio account principale e come promesso oggi sono qui per completare insieme a voi la sfida del Mega Monaco. Considerate che l'ho già completata sul secondo account e per buildare questo deck e golem senza guaritrice con Nightwitch, cerbottaniere eccetera, mi è costato 2 restart da 200 gem gratis sul secondo account. L'ho fatto perché mi servivano i gettoncini, ci ho fatto anche un po' di esperienza. Poi tornerà un video, faremo il domatore a livello 11, rimanete sintonizzati. Infatti colgo l'occasione per chiedervi di iscrivervi al canale, è totalmente gratis, attivate la campanella, codice Grax alla fine dello shop e mi raccomando 5000 like per altri video di Clash Royale. Detto questo, 3 partite, una volta finita la sfida utilizzeremo i gettoni totali per prendere della roba nel negozio stagionale, ritireremo le cose dal pass, sistemeremo l'account, faremo delle spese, rimanete sintonizzati. Ed ecco, è questo qua, andiamo a giocare, come minimo servirà un restart. Come sempre, spero di no. Dai, Grax, su, belli precisi, cattivissimi. Monaco sulla parte di sinistra, di conseguenza, let's go di Nightwitch dietro e le golem va messo avanti. Ok, lui c'è la guaritrice, sta cosa non mi piace. Perché metto le golem avanti? Semplicemente nel momento in cui si splitta, si va ad abilitare il Mega Monaco, anche se l'avversario non l'ha giocata per niente male. Io metterei una furiella e un'abilità bella pesante, e così abbiamo tutta la roba sotto torre. C'è zappo pure, il Monaco sta preciso, la torre di sinistra l'abbiamo praticamente massacrata, deve difendere. Io vorrei valorizzare il cerbottaniere e soprattutto il drago infernale, perché se riuscissi a togliere almeno il Monaco, buona quella zap, non se l'è giocata male. Allora, ho utilizzato la zappa, di conseguenza drago infernale in difesa, il cerbottaniere ha fatto una marea di danni, però mi sa che quel mini pecca un pochino lo subisco. Allora, golem dell'Isir, che poi me lo ritrovo sulla torre centrale. È un deck gestibile, non incredibilmente difficile da utilizzare, ma sono sincero, questa sfida qui del Mega Monaco mi ha messo veramente in difficoltà. Difficilissimo da utilizzare in push, perché appunto... Boni, perché quel drago infernale... Oh! Cavolo, se utilizzavo l'abilità era ancora meglio. Stavo dicendo, è difficile da pushare perché è diverso dal classico Monaco. Cioè, questo qua va direttamente sulla torre. Intanto non deve abilitare o non abilitato. Buonissimo le golem che difende il mini pecca. Si pulisce senza problemi. La torre di destra è praticamente morta. C'ho quelle 4 goccette dell'Isir che vanno avanti. Dubito fortemente di riuscire a prendere la torre. Però ti devo dire che con quella furiella, con questa zappa, non ho fatto niente. Probabilmente abilito draghetto elettrico prima, fermi, e draghetto infernale, così non rischiamo nulla. Lì si zappa, si frizza, ottima fulmine, subito il cerbottaniere. Attenzione ragazzi, non è facile. Pessima giocata del Grax. Devo utilizzare questo, poi il guaritore. Vi devo dire che se lo cura un po' di damage ce li fa, eh. Quindi Nightwitch, bella pesante, draghetto elettrico, ci piace. Potrei pure abilitare, ma secondo me ci conviene andare sulla destra, perché tanto alla centrale siamo abbastanza coperti. Il drago elettrico fa il suo, vado instant di zap, molto bene. Zappino che frizza, benissimo. Furia, bella pesante per andare sulla torre, e ci dovremmo essere. È carino come deck, però quel Monaco che va dritto e l'abilità che ti costa 2 è abbastanza tosto. Se fosse costata 1 l'abilità sarebbe stato incredibile, però a quel punto sarebbe stata troppo rotta. Bene, 10 win, ce ne mancano 2, belle veloci. Se riusciamo ad azzeccare il trenino sulla sinistra facciamo il panico, però non ci abbiamo le golem di prima mano e la cosa non mi piace. Allora, draghetto infernale sulla destra, che ti devo dire, l'ha un po' predictato, è stato molto bravo. Ok, ci può sta. Allora il Grax, dato che lui proverà a fare della roba... La vedo bruttissima ragazzi, la vedo molto brutta. Lui dovrebbe essere molto più veloce di me, però io col draghetto elettrico e con l'abilità del Monaco dovrei riuscire a togliere buona parte di quella roba. Zappa al volo e mi sei torre per torre, però io non riesco più a difendere. Lui c'aveva il trenino, ragazzi, io non c'avevo il trenino. Molto semplicemente è così. È vero che qua ho
una bella torre che mi toglie il draghetto. Ok, però come faccio a togliere il resto se non metto la... È impossibile, ragazzi, è letteralmente impossibile. Lui abilita, GG per lui. Se avessi avuto il trenino di prima mano sarebbe stato completamente differente. Tra l'altro ho difeso col draghetto infernale, era meglio metterlo sulla sinistra, gli ha detto benissimo. C'è poco da fare, tower trade, GG per lui. Calmi, è stata veloce, 2 match, 2 vittorie. Lo spero. Sim per sim, te prego, non mi massacrare. Ok, il trenino lo abbiamo. Andiamo con i golem davanti al monaco. E lo mette pure lui. E sono tutti tower trade, raga. Sono tutti così. Draghetto elettrico sulla sinistra. Lui potrebbe avere il drago infernale. Io ho il cerbottaniere. Ok, metterò probabilmente il draghetto infernale. Sapete che non lo so. Di sicuro cerbottaniere e non ti sbagli. Di sicuro poppa pipistrelli e non ti sbagli. Mettere pure una furiella. Ma qui, raga, fa più danni lui. Fa molti più danni lui. Serve un restart perché non c'ho il draghetto zap per fermare il drago infernale. E te va a massacrare la torre. E vince praticamente lui per il drago infernale. Sì, a destra. Io invece devo mettere... Che sfiga! Ve l'ho detto che è veramente tosta come sfida, ve l'ho detto. Però per fortuna qui abbiamo il pass e quindi la ristartiamo gratis. Non metti un altro tower trade. Praticamente non dovete mettere il drago elettrico o il drago infernale. Dovete aspettare essenzialmente cosa mette l'avversario, perché così poi gli mettete l'opposto. Ok, ha messo il drago infernale a sinistra, quindi in teoria mettendo il drago elettrico a sinistra dovrei vincere io. Se parliamo come sempre di tower trade, il cerbottaniere è perfetto, dall'altra parte draghetto infernale, lui c'ha la Nightwish, c'ho la furia per velocizzare il tutto. Dall'altra parte mi becco una bella botta da parte. Invece grande, quasi grande il cerbi. Potrei zappare. Secondo me è meglio prendere l'altra torre. In tutta tranquillity mi basterà. No, andiamo con calma, fermi. Draghetta elettrica a sinistra, lui ha messo un bel golem. Ok, però c'ha il doppio monaco e non mi piace. Per fortuna il drago elettrico pulisce. Girate drago elettrico, te devi da girare, ti devi da girare. Guarda quella guaritrice quanti danni sta facendo. Sbaglia la veleno, bene. Però come ben vedete la situazione è comunque delle migliori, perché quella roba lì a sinistra bisogna difenderla. Il monaco non so se mi conviene abilitarlo. Difficile pure questa, raga, sono tutte uguali le partite, sono tutte identiche. Devo riuscire a valorizzare il draghetto infernale, ok. Il cerbottaniere di sicuro staccato per togliere il draghetto elettrico. Com'è possibile questa cosa? Io vorrei saperlo. Non so se è scritta nei libri di storia. Comunque ci proviamo a caricare, dagli draghetto zappen. Ok. Non ho capito perché non ha targhettato il drago zap. Va bene. Monaco sulla parte di sinistra potrebbe essere un bel problema, perché se non metto la mia Nightwish, questo qua ti piglia a schiaffoni in the face. Let's go di furia. Ci proviamo. Draghetto infernale che potrebbe bloccare la torre centrale con un cerbottaniere. Io ho la zap. E anche lui però c'ha la zap. Buono però il mio cerbi. Brutta situazione, ragazzi. Allora, non metto le golem. Mi sembra inutile, farei streghetta notturna. Lui comunque roba sulla torre centrale non può metterla. Allora Grax, se fa una situazione del genere, si va a zappare. Potrei pure abilitare. Non so cosa ho vinto, ragazzi, non me lo chiedete perché non so cosa ho vinto, ma l'ho vinta. GG per noi. Sono tutte così le partite. Tower trade, trenini su trenini. Dimmi trenino. Non c'ho il trenino. Non ho il trenino. Bruttissima situazione. E allora si va con Nightwish sulla parte di destra. Andiamo sulla difensiva, perché tanto il monaco poi spinge a sinistra da solo, può fare quello che vuole. Draghetto elettrico, secondo me non sbagliamo. Cerbottaniere sulla parte di sinistra. Potrei mettere pure un bel golem. Sapete che non era male come idea. Però se riesco a valorizzare la Nightwish con le golem, lui è costretto a improvvisare una big difesa dall'altra parte. Ti devo dire che mi è andata pure discretamente bene. La furia forse non serve, perché quella è torre senza problemi. Se metto il drago infernale dovrebbero essere 3 corone without
problemi. Questo dovevamo fare dall'inizio, invece ho beccato tutti i tower trade. Questo, ragazzi. Bene, è stato abbastanza veloce. Ho fatto 5 partite per farne 3. Ok. Le corone del pass, insomma, oramai, ragazzi, non ci facciamo più niente. Che cosa posso andare a comprare? Intanto prendo i barbarelli che costano poco. Secondo me ci sta. Ed è un sacco di oro che ci portiamo a casa per fare potenziamenti a livello 13. Jolly comuni, non so se mi conviene prenderli. Probabilmente mi conviene prendere i jolly rari, che equivalgono a 1200 monete. Non sono per niente poche, a costo 1000 gettoni. Let's go. Però ero quasi tentato di prendere anche i jolly epici, perché una volta maxati abbiamo la possibilità di scambiarli con l'oro. Tanto vale prenderli, è vero che costano, neanche poco. Libro delle carte comuni non ci faccio niente, perché sono praticamente delle gemme. E allora sì, jolly epici per noi, cerchiamo di arrivare a 200 e concludiamo con altri jolly rari. Oppure quanto mi danno i jolly comuni, 600, 100 carte, lo vediamo insieme. Pila piena, come sempre. 100 monete, no, non ci faccio niente, ce l'ho presi, l'ho praticamente buttati. Let's go di carte rare, però non riesco a prenderle tutte, giusto, perché mi mancano i punti che ho buttato. No, comunque costava 600, bene, ho speso un sacco di roba, siamo ad un totale di, vi faccio vedere, 4.382.000, ma non ci fermiamo qui perché c'ho la roba del pass e poi andiamo a sistemare tutto, c'è sta pure un baule jolly, oro per noi. Un bel video sistemazione dell'account, poi torneremo alle medagliette, non vi preoccupate, ci pensa il Grax, jolly che scambiamo e oro, baulozzo per noi è sempre oro, jolly epici, gemme e oro. Questi video sono troppo soddisfacenti, cioè quando prendi tutto, sistemi tutto, mamma mia raga, è bellissimo, proprio appagante agli occhi. Vai, gettoni, bene, almeno poi li utilizziamo. E baulozzo jolly, ne ho aperto pure un altro che ho trovato dalla rotazione dei bauli. 200 punti stella, jolly per noi. Jolly leggendario top per andare a sistemare le carte leggendarie. E campione, dammi quello che te pare, ce l'ho tutti maxati. Ci prendiamo una vagonata di oro, jolly comuni. 70 monete, non ci facciamo niente. Bene, dammi una carta che mi manca. Il miner che mi manca, si gode. Ottimo, sta andando alla grande questo video. Ok, sfera infuocata, altro baule, jolly epici e siamo ad un totale di 189 quasi finiti, jolly rari e baulozzo dell'oro. Non è che ci maxiamo, eh? No, siamo quasi a 4 milioni e mezzo. Molto bene, epica, altri soldi per noi, baule aperto, gettoni 1.900 più 2.500, spenderemo tutto quanto. Altri jolly comuni, ammazza quante soglie sono, mi sembravano di meno, 111, jolly rari, baule, oro, epica, jolly epici, dimmi che li riusciamo a completare, almeno andiamo oltre, bellissimo il jolly leggendario. Mi servono i jolly epici, altro oro, altri gettoni, chiavi per noi per aprire bauli. 40.000 monete finali e siamo contentissimi. 4.550.000, grossa roba. Vado a spendere gli ultimi gettoni su jolly rari. Prenda a sto punto pure questi, perché non voglio vedere la pila a metà, anche se non ci prendo niente. Ok, mi rimangono 2.300 da utilizzare, non lo so. Andiamo nella mia collezione e abbiamo la domatrice 10 su 10. Rimane lì. Per quanto riguarda le ultime carte leggendarie, cimitero 12 su 10, mastino 10 su 10, bisogna portare tutti quanti a 10 su 10 con 6 jolly, let's go, boscaiolo 10 su 10. E poi servirà tutto un ulteriore livello preciso. Comunque le leggendarie le voglio lasciare a livello 12, così ce l'abbiamo in basso e non ci sbagliamo. Serviranno tante carte, poi prendiamo altri jolly, potenziamo i livelli 12 a livello 13 e così via. Però possiamo potenziare alcune carte a livello 13. Le carte epiche le abbiamo già fatte, ci rimangono rare e comuni, che non sono neanche tantissime, 75.000. Ci abbiamo tanto oro, non ci sono problemi. La cosa migliore sarebbe aspettare Slash Royale,
Però, dato che siamo messi bene, ripeto, qualche 75.000 ce lo butto. Si scende sotto, non ci sbagliamo, perché sempre meglio fare gli upgrade a livello 13 e non il livello 13 a livello 14, perché adesso ti costa 100.000, magari con un eventuale slash royale lo pago il 50%. Voglio tutte quante le rare a livello 13. Vogliamo farle tutte, tranne le leggendarie? Quanto scendo sotto? Considerando che la prossima stagione Shuffle Pass per forza, e dovrebbe essere la stagione dell'aggiornamento, poi vedremo se ci saranno magari anche delle modifiche ai futuri pass per continuare a prendere oro e così via, ce la gestiremo. Ultima carta rara, ok, vogliamo andare sotto i 3.500.000, ce ne mancano esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più tutte le carte leggendarie. Dai ragazzi, solo per voi porto tutto l'account a livello 13, perché Grax vi vuole bene, e quindi supportate con like, iscrizioni, campanelle. Da adesso in poi, fino all'aggiornamento, possibili livelli 15, dobbiamo rifare un botto di oro. Tornerò a fare pure la war, perché ci serve l'oro da qualsiasi fonte possibile all'interno del game. Barbari 75.000, risparmierei con slash royale 35.000 a carta, però siamo sul pezzo, c'è un sacco di oro, Grax, non te ne privare. Così poi quando uscirà l'aggiornamento, e se uscirà slash royale, ci concentreremo solamente sulle carte di livello 13 da portare al 14, giusto? No, alla cimitero non la devo fare, ho fatto praticamente tutto, rimangono solamente 7 carte leggendarie da portare a livello 13. Le altre sono tutte livello 13. Grossa gestione dell'account. Abbiamo speso un milioncino insieme. Sono contentissimo che ci portiamo avanti. Tra l'altro abbiamo ancora quasi mezzo mese di stagione per fare la war, cose. Ragazzi, like, iscrizione, campanella, codice Grax ovunque. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione. Ciao belli, ciao ciao.